Sono sicuro che dribblerai la mia domanda, però te la devo fare, perché proprio il papà di Massimiliano, in una intervista che lasciò a me la settimana scorsa, disse: costruiremo una squadra importante e prenderemo un bomber di Serie A. Da quel momento si è scatenata la fantasia dei tifosi, sono stati fatti tanti nomi, Maccarone è tra questi, si era parlato anche di Mascara, vista la tua amicizia con il bomber del Novara. Cosa c'è di vero? Verrà un attaccante di Serie A ad Avellino? Se non vuoi dirci il nome, dici almeno se verrà. No, ma non si tratta, il professore sostanzialmente ha sottolineato, voleva dire un attaccante importante, ma di somma è alla tua sinistra, a Castellammare c'è un attaccante che è arrivato, non era sicuramente attaccante importante, ora è pronto per la Serie A come Sau. E la bravura poi di noi addetti ai lavori, individuare un attaccante importante, non è che il nome, io lo dico sempre, lo dico a Massimo, lo dico agli altri, se voi guardate la Lega Pro di quest'anno, ma anche l'anno scorso, quest'anno a contendersi la Serie B sono le squadre più giovani e le squadre con meno nomi rispetto alle altre, quindi non per essere retorico. Sicuramente può venire qualche attaccante, ma l'importante è che l'entusiasmo, il dottore Taccone l'ha voluto creare sottolineando che c'erano anche dei giocatori che si sono proposti ad Avellino, perché c'è una crisi epocale nel calcio. Però ti dico una cosa, c'erano tifosi sul web già pronti a sottoscrivere l'abbonamento al buio, questo significa che una piazza importante come Avellino ha bisogno anche di stimoli del genere. Come no, d'accordo i giovani, ma Avellino merita anche nomi importanti. Sì, ma un conto è il nome importante, un conto è il nome per la pensione, per l'IPS, cioè certamente, dobbiamo capire che nomi... Parlavamo di nomi importanti. No, noi sentivo dire su Facebook l'amico Lucarelli che si sta dedicando ad altre cose, cioè individuiamoci... Non l'avevo nominato. No, sì. Però poi andare per altre cose non... Non va bene, sicuramente Avellino arriveranno giocatori da nome, ma giocatori che devono studiare la maglia e che non vengono qua per perdere tempo, questo è sicuro. Grazie Enzo De Vito. Allora, beh, lui ha giocato e cresciuto nell'Avellino, come Vincenzo Moretti e lo stesso Puleo, anche se non è un prodotto del vivaio bianco-verde, però è un po' come voi, perché è arrivato giovanissimo qui ad Avellino. Dicevamo, Vincenzo Riccio è diventato famoso soprattutto per, direi, un'affermazione che mette in evidenza la sua grande modestia, perché qualcuno disse: hai fatto il cucchiaio alla Totti? Lui disse: no, ho fatto il cupino, quando segnò con quel famoso pallonetto contro la Salernitana. Diciamo che Avellino mi sono fatto conoscere più per le interviste che per... Però fu un bel gesto tecnico, ecco, quello lo ricordiamo sicuramente. Guarda, con grande entusiasmo. C'è Moretti che ne ha segnato tanti di gol, no? Cioè dopo quel gol veramente sta rosicando ancora, no? Perché dice, non l'ho mai fatto un gol. Sì, lì mi ha voluto imitare, però... Beh, anche lì, ma la differenza con la Cavese, anche lui... Ma la differenza è che l'ho fatto con la Salernitana, capito? Lui ha fatto con la Cavese. Ed ecco perché lo si ricorda di più, no? Perché fu un gol segnato alla Salernitana, tra l'altro in una domenica... Fammi atteggiare, sì. Perché mi è rimasto solo la ghiacciera, capito? A 39 anni, a 38 anni. A 38 anni ha ancora voglia però di giocare al calcio, adesso però lo stai insegnando ai giovani. Posso sponsorizzare la Tripalda, la squadra in cui giocherò? C'è fra l'altro anche Carmine Amato, sì, un'altra, sì, sì, gloria del passato dell'Avellino. No, guarda, cioè alla fine ho fatto un giro dopo Avellino, così Cava, Benevento, così alla fine ritorno sempre in questa terra che comunque al di là di tutto mi è rimasta dentro, ma penso come tutti gli altri che hanno giocato prima di me nell'Avellino, perché comunque giocare ad Avellino è veramente da stimolo. Vincenzo Riccio! Vabbè, per tutti il capitano Simone Puleo. Dicevamo, sei arrivato giovanissimo ad Avellino, quanti anni avevi? 19. C'era Mazzalorso? Sì, c'era Mazzalorso, quindi nel 2000. Allora l'Avellino arrivò ai playoff, poi uscì male col Catania, che aveva fra l'altro battuto nella stagione regolare. Insomma, tanti rimpianti per quell'annata, però poi ti sei rifatto con gli interessi. Sì, diciamo che sono stati anni belli. Comunque sia per i fatti positivi che per i fatti negativi. Nella vita bisogna vivere tutto. Però per fortuna nella carriera mia ad Avellino ho vissuto più momenti belli che momenti brutti. Momenti brutti come la retrocessione dalla B alla C, però altri momenti belli con questi protagonisti che ho a fianco nelle promozioni.
quindi sono contento di aver giocato tanti anni in Avellino, sono contento di aver dato un minimo e sono contento soprattutto di aver ricevuto tanto. Bum bum Moretti! Vabbè, insomma, questo nomignolo ti è rimasto, bum bum, c'era la dinamite nei tuoi piedi, nel tuo sinistro. Ma per i brasiliani non è proprio una bella cosa, perché bum bum significa culo, quindi... però, ma noi siamo italiani, però. Però ad Avellino è, diciamo che è un nomignolo che poi lo ricordo ben volentieri, perché la gente ad Avellino mi conosce più come Bum Bum, forse non sanno nemmeno come mi chiamo, però mi chiamano tutti Bum Bum, quindi va bene. Noi guardiamo molti cartoni animati, sai che nel linguaggio dei fumetti Bum è l'esplosione, quindi Bum Bum Moretti! Abbiamo ricordato cose belle e c'è quel gol col Taranto, sicuramente importante, sempre nel playoff con la Foggia che abbiamo soltanto accennato, ma lo ricordiamo anche questo perché è stata un'altra stagione emozionante. No, come diceva Simone, io ad Avellino ho condiviso momenti belli e momenti brutti. Faccio parte anche io della retrocessione dalla B alla C, quindi quello è stato sicuramente un anno negativo. Però poi siamo stati bravi a riscattarci e a toglierci parecchie soddisfazioni. Io ne ricordo due in particolare, la famosa finale contro il Napoli, quella è stata... Sì, perché tutti si ricordano di Biancolino, ma chi ci ha fatto vincere quella finale? Perché è finita 2-1? E questo signore qua, Moretti, si prese la responsabilità di calciare quel rigore e lo tirò benissimo. Ma più che altro quello mi ricordo che calciai, quel rigore sembrava che lo calciassi con un pallone medicinale. Era pesantissimo. Perché era pesantissimo. Niente, quella io la ricordo come la partita delle partite e la promozione nelle promozioni. Poi ci fu, dopo due anni, ci fu la famosa punizione dove tu sei stato anche tu artefice e anche i tifosi ti ricordano per come me l'hai poi... Me l'ho un po' chiamata. Me l'hai un po' chiamata. E ormai ti avevo visto. La famosa punizione all'83esimo contro il Taranto che poi... fu grazie a quella punizione vincemmo 1-0 e poi ci fu la partita vinta contro il Foggia e vincemmo il campionato anche quell'anno. Un'occhiata in mezzo all'area, secondo me la tira, ci prova Moretti, finta, gol! Puleo, ma se ti avesse chiesto Riccio di calciare quel rigore col Napoli, glielo avresti fatto. Quello è un rigore che non potevano calciare tutti, quindi Riccio non era all'altezza di poter calciare. Puoi replicare? Io penso che al secondo, diciamo, nella partenza così, penso prima di arrivare al pallone svenivo. Avevi anche tu un piede non male, molta forza, anche se non precisissimo. Sì, vabbè, ma la mia forza non era tanta nel calciare il pallone, ma assume altri atteggiamenti, anche non è che... I palloni ne ho bucati pochissimi, questo è sicuro, non è che... Le gambe, dico. Ma anche le gambe, però sai, quei momenti, ti ripeto, noi di quel periodo eravamo talmente legati alla maglia, ecco, sicuramente lo saranno stati anche i ragazzi che in questo momento sono presenti. Però noi dal primo anno di B e negli anni successivi eravamo talmente diciamo forti moralmente, no? E talmente legati all'ambiente, alla città, a questi colori, che quando andavamo in campo ci trasformavamo, ecco, diventavamo delle belve, questo lo dico con grande tranquillità, e riuscivamo a vincere la partita già prima di entrare in campo. E questo è uno dei segreti di quella verità. Ma no, non per fare viaggeri a Salvatore, ma Salvatore era un giocatore elegante. Solamente che Avellino, molti lo ricordano per la durezza, per la cattiveria, perché ci mette... Uno addirittura lo voleva in nazionale, ma c'era Scirea quella. Ma c'era la concretezza di giocare in una squadra dove non ti potevi permettere di fare lo Scirea, però lui, i fondamentali. Io mi ricordo sempre Salvatore quando anticipava, veniva fuori e lanciava i 30 metri. Molti lo ricordano per gli schiaffi, poi che dava anche in allenamento, però,
A proposito di nazionale, l'82 mi chiamò, mi telefonò Berzot e mi disse: tieniti pronto che verrai con noi in Spagna per i mondiali. Un applauso a Salvatore Di Somma. Concludo con Moretti, anche qui la domanda d'obbligo: cosa farai adesso? No, io dall'anno prossimo inizierò una collaborazione con una scuola calcio di Caserta, saremo affiliati a Milan, abbiamo circa 300 bambini, quindi cercherò di insegnare qualcosa ai giovani, che sicuramente il calcio più bello è il calcio più pulito, visto che in questo momento le brutte cose che si sentono in giro. Grazie a Vincenzo Moretti. E io torno dai ragazzi, prima però facciamo un applauso ai ragazzi del club Giampiero Tagliaferri, che sono tutti qui schierati. Torno dagli amici Daliasi e Sciosha, perché dobbiamo parlare del libro insieme anche a Michele Pisani. Lo facciamo facendolo vedere ovviamente questo libro, che racconta un po' in sintesi la storia dell'Avellino, ma anche un amore infinito. Avellino, amore infinito. Sì, in effetti è la storia di 43 anni di tifo dell'amico Felice Daliasi, che è l'autore, io sono il curatore del libro. E praticamente sono 130 pagine, tutte che trasudano amore vivo, è pieno di aneddoti, episodi, vicende, gesta dei magici lupi. Cioè praticamente una curiosità importante da notare: il lettore che apre e sfoglia il libro per la prima volta si accorge di una cosa, che oltre la foto della copertina non c'è nessun'altra foto. C'è un'unica foto in bianco e in nero degli anni 50-60 che riportano lo stadio, il vecchio Piazza d'Armi, e quindi praticamente dei tempi proprio andati, di oltre 50 anni fa. E non ci sono foto all'interno di queste 130 pagine. Perché? Perché la nostra non è storia, l'Avellino non ha avuto una storia, ha avuto una leggenda, e la leggenda non si può documentare, si deve soltanto amare. Fortunato chi l'ha vissuta e chi, speriamo, adesso riscrivendo la storia, insomma, potrà viverne un'altra. Felice Daliasi, come è nata l'idea di questo libro? Ma innanzitutto fammi ringraziare questi fantastici 5 ragazzi che stanno qua dietro, il presidente e il direttivo, per avermi dato questa sera l'onore di venire qui in mezzo a questa piazza a parlare di questo libro. È facile, sono affezionato a questi ragazzi perché hanno aperto il club nel 2010, si sa, nel calcio i club si aprono quando si va in Serie A, quando si batte l'Inter, il Milan, la Juve. Questi ragazzi l'hanno aperta nel momento più basso dell'Avellino Calcio, in quarta serie, quando l'Avellino perdeva in casa con la Viribus Unitis, perdeva in casa con l'Inter Reggio, partite scandalose dell'Avellino. Ebbene, questi ragazzi hanno aperto un club veramente storici, un ringraziamento veramente tantissimo. Cosa dire di queste che verrà presentato a breve, giovedì al Palazzo Caracciolo, alla provincia, presidente Rosa, avete tutti quanti invitati, mi fa molto piacere se venite in tanti, e ringrazio chiaramente Rino Sciuscia e Michele Pisani che hanno collaborato, anzi Rino Sciuscia per la verità ha fatto quasi tutto lui, e io una vigilia di Natale venne a casa, gli feci vedere tutti questi appunti che avevo, disse: ma qua bisogna fare un libro, disse, e lui praticamente è stato di grandissimo aiuto, quindi lo ringrazio come ringrazio Michele Pisani. Vi aspetto giovedì tutti. Allora, io vedo diversi orologi, abbiamo cominciato in ritardo, Michele. Abbiamo cominciato in ritardo, quindi mi dicono di stringere. Ovviamente c'è anche la tua collaborazione preziosa, sì, in questo libro. Ci sono una serie di amarcord, il primo più importante chiaramente con il calciatore, che forse è quello che mi emoziona solo a guardarlo, che stavo, insomma, io lo ricordo da calciatore, che era insomma un tipo, come dire, abbastanza, ancora adesso fa impressione a guardarlo, insomma, no, insomma, da ragazzino. E poi c'è Casale, che è stato il secondo in ordine, quindi una serie di amarcord, ma insomma, Rino ce lo consente, un termine triumvirato, non termina qua, perché avremmo intenzione in seguito di fare anche altro. Carmine, noi per farti rimanere impressa questa grande giornata con questi grandi ospiti, abbiamo fatto una piccola targa per il club e per la tua voce grande. Io vi ringrazio. Al Club Avellino Giampiero Tagliaferri, Altavilla Arpina, 1912-2012, 100 anni da lupi, nel passato la gloria, nel futuro il sogno. A Carmine Losco, la voce dei lupi. Grazie a tutti.
Bene, abbiamo rivissuto attraverso il racconto di alcuni giocatori importanti della storia biancoverde momenti magici del passato, ma abbiamo anche parlato di presente e soprattutto di futuro con l'allenatore dell'Avellino Massimo Rastelli e il direttore tecnico Enzo De Vito. Io ringrazio Salvatore Di Somma, Pasquale Casale, Vincenzo Moretti, Vincenzo Riccio e Simone Puleo, i giornalisti Michele Pisani e Rino Scioscia, l'opinionista Felice D'Aliasi e ovviamente il club Gianpietro Tagliaferri che ci ha ospitato. Per le riprese Franco Cavaliere, grazie per averci seguito, arrivederci.